intervenire il senatore Ferrara. Ne ha facoltà. Grazie Presidente. Anche il Movimento 5 Stelle esprime preoccupazione per le condizioni di salute di Alexei Navalny, attualmente ricoverato nell'ospedale di una colonia penale russa. Per la nostra forza politica la difesa dei diritti umani è un valore imprescindibile, così come la difesa dei diritti civili e delle libertà democratiche. Il dissenso è un valore che non può essere soffocato in alcun modo, sempre e ovunque. Secondo un recente report di Amnesty International, sono molti i paesi in cui le violazioni dei diritti umani sono sistematiche. Purtroppo questo accade anche in Occidente, nel nostro mondo libero. Cito solo il caso emblematico di Julian Assange, trattato peggio di un dissidente, come un traditore, e ridotto in fin di vita non per una sua forma di protesta, ma per le condizioni di detenzione a cui è stato sottoposto nel Regno Unito. I diritti umani vanno difesi in quanto valore assoluto e non a seconda del paese in cui vengono violati, e soprattutto non devono essere strumentalizzati a scopo politico, tanto più quando questo rischia di aggravare una situazione di tensione già molto preoccupante e pericolosa, come quella che sta montando in Ucraina, dove rischiamo una nuova guerra alle porte d'Europa. Siamo certi che la Farnesina si adopererà nelle sedi competenti per riaffermare l'importanza del rispetto dei diritti umani e dei diritti civili nel mondo, in Russia e ovunque essi vengano violati. La nostra forza politica, il Movimento 5 Stelle, esprime massima vicinanza a Navalny e a tutti i dissidenti detenuti e i prigionieri politici che soffrono per portare avanti le loro idee. Grazie.